Si è tenuto lunedì 24 gennaio all'Hotel Vieste di Vicenza Recharge, l'incontro del sistema benessere che ha presentato l'indagine di mercato effettuata su clienti di parrucchieri ed estetisti del territorio, in merito ai bisogni del consumatore ai tempi della pandemia. Ce ne parla Francesca Setiffi, dell'Università di Padova. Sentiamo. Spazi di cura e pratiche di benessere, la ricerca condotta da Community Media Research, scritta da e coordinata da Daniele Marini e Francesca Setiffi dell'Università di Padova per conto di Confartigianato Veneto. La ricerca mette in luce numerosi risultati. Intanto premia parrucchieri, barbieri, estetisti e tatuatori per aver svolto un grande lavoro di igienizzazione dei locali e aver messo in sicurezza i loro spazi per accogliere la clientela. È stato un periodo molto difficoltoso, lo è tuttora. Tuttavia i clienti si sono recati meno in questi saloni più per le chiusure dei locali che per la paura di contrarre il coronavirus. Chiaramente l'idea di tenere sotto controllo il contagio è molto ben presente e viviamo in un mondo in cui siamo sempre più interconnessi, abbiamo vite sempre più frenetiche e questi esperti della salute, della bellezza e del benessere possono essere un'isola di relax dentro questo mondo così talvolta complicato. Un mondo complicato e che talvolta vede anche rischi fisici ai danni degli artigiani. Tiziana Chiorboli, presidente del sistema benessere di Confartigianato Veneto, ci conferma l'impegno dell'associazione con INAIL per riconoscere questo aspetto di tutela e sicurezza per gli artigiani del settore. Stiamo lavorando appunto con INAIL per le schede del rischio, quindi siamo alla fine e abbiamo, diciamo, la parola finalmente ce l'abbiamo fatta, quindi partorito questa grande realtà, cioè le nostre malattie professionali e soprattutto anche cosa abbiamo all'interno dei prodotti che usiamo e il perché tante volte ci ritroviamo con delle problematiche. Ai nostri microfoni ora la presidente della categoria acconciatori di Confartigianato Vicenza, Renata Scanagatta, che ricorda la disponibilità degli esperti dell'associazione a rispondere a tutti gli eventuali quesiti dei soci. Abbiamo cercato di essere sempre informati, informare sempre i nostri associati, cerchiamo sempre di essere sul pezzo, aggiorniamo costantemente la nostra pagina Facebook e se avete delle richieste chiamateci che noi diamo informazioni certe e sicure di come affrontare le varie problematiche. E vi ricordiamo anche gli altri appuntamenti organizzati da Confartigianato per il sistema benessere e in particolare facciamo un bilancio l'importanza della pianificazione economica, il percorso gratuito di 3 workshop nelle giornate di lunedì 7 e 21 febbraio e 7 marzo. Per info e iscrizioni visitate il sito confartigianatovicenza.it.